Il segretario della FILT CGIL, Arnaldo Boeddu, attraverso una nota diffusa nei giorni scorsi, ha lanciato un allarme. Il trasporto pubblico regionale potrebbe fermarsi da un momento all'altro a causa della cronica mancanza di risorse che ne garantiscano la prosecuzione. Tutte le aziende di trasporto pubblico locale, ARS, ATP Sassari, ASPO Olbia, ATP Nuoro e CTM Cagliari, sia quelle private, vantano crediti ingenti nei confronti della Regione Sardegna. Questa situazione, si legge nella nota, potrebbe vanificare tutti i sacrifici profusi dai tanti lavoratori sardi del settore, che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita del settore stesso, conducenti di linea, macchinisti, capitreno, tecnici e amministrativi. Sacrifici che non sono serviti a incrementare il reddito dei lavoratori, ma solo e soltanto a salvaguardare e mettere in sicurezza tutte le aziende di trasporto pubblico. La situazione a livello nazionale non è certo confortante. Il 45% delle aziende di trasporto pubblico vivono in forte sofferenza, tanto da lasciare in alcuni casi il 50% degli autobus in rimessa, garantendo di conseguenza la metà del servizio ritenuto indispensabile. Un'ulteriore prova del lavoro fatto dai dipendenti locali. Questa situazione, conclude Boeddu, è figlia di una politica regionale miope nel settore dei trasporti in generale, costringe tutti noi a dover subire non solo il mancato flusso costante delle risorse dovute per legge, ma le disastrose conseguenze che questo comporta, ovvero gli interessi passivi dovuti alle banche, causa di veri quanto ingenti oneri impropri aziendali che ricadono sulla pelle dei lavoratori. Il segretario della FILT CGIL si augura che l'assessorato regionale dei trasporti, a meno che non voglia far collassare l'intero sistema di trasporto extraurbano, si attivi immediatamente per trasferire entro pochi giorni all'ARS 30 milioni di euro, importo indispensabile per far fronte ai debiti più urgenti, quali quelli che vantano le aziende fornitrici di carburanti e servizi, e per pagare gli stipendi ai dipendenti. Si chiama Fabio Foglia, ha 25 anni, è abruzzese di Giulianova e di professione fa il centrocampista offensivo. Potrebbe essere lui il nuovo rinforzo della Torres. Il giocatore da martedì è stato aggregato alla squadra rossoblù e in questi giorni Marco Cari lo sta valutando. Soprattutto sta valutando il livello di preparazione di un giocatore svincolato che ha continuato ad allenarsi a domicilio. C'è già un'intesa di massima sul possibile ingaggio del giocatore nelle fila della squadra, tutto dipenderà dalle condizioni fisiche. La squadra sta preparando nel campo di Usini la prossima trasferta, prevista per domenica a Vicenza. La partita Real Vicenza-Torres si giocherà allo Stadio Menti, con inizio alle 13:30, anticipo chiesto dalla società sassarese per consentire il rientro della squadra domenica sera con l'ultimo volo in partenza da Linate. Amici, benvenuti. Oggi siamo qua a descrivervi una cosa davvero interessante, una disciplina arrivata a Sassari da poco e ne parleremo con Antonietta. Antonietta, c'è tanto da dire su questa disciplina, il Tai Chi, ma cominciamo dal vestiario, dal kimono, che è una cosa sacra. Sì, questo kimono è un kimono sacro perché è proprio il kimono della scuola, Nitra Academy, a cui appartengo. Mi preme sottolineare una cosa, che Anidra significa in sanscrito coscienza sempre sveglia. Ecco, coscienza sempre sveglia, questa disciplina serve proprio a questo, a risvegliare la coscienza di tutti noi. Esatto, una consapevolezza di sé che ha tre livelli, si lavora sul corpo, si lavora sulla mente e si lavora su quello che viene chiamato coscienza o spirito o consapevolezza di sé. Questo Tai Chi lavora proprio su questi tre aspetti. Cioè, una specie di yoga. Diciamo che è definito anche yoga o anche meditazione in movimento, ma in questo caso, diciamo, in movimento, noi ci muoviamo nello spazio a 360 gradi, è qualcosa in più rispetto allo yoga. Signora Paolinda, mi dice però concretamente in che cosa l'ha aiutata nella vita quotidiana il Tai Chi? Guardi, una cosa che può sembrare banale, io non riuscivo a salire o scendere dalla moto di mio marito. Per anni lui doveva spostarsi, farmi sedere e invece adesso, devo dire, ci riesco. Sono riuscita a prendere consapevolezza dei miei movimenti e trovare quell'energia che prima non sapevo di avere.
che prima non sapevo di avere. Questo è il senso, che prima non sapeva di avere, perché noi le cose ce le abbiamo dentro e che non le troviamo. Quindi il Tai Chi e queste discipline servono proprio ad aprire i nostri cassetti e trovare le cose giuste, che ce le abbiamo già. E Maria, proprio aprendo questi cassetti, ha avuto invece dei benefici più mentali. Sì, più serena. Io sono proprio felice quando sono qua. Dimentico completamente piccoli problemi, non ho grossi guai, ma anche piccoli problemi. Questa ora, ora e mezza che faccio il Tai Chi è un altro mondo, un'altra, e vado via rasserenata, proprio felice di averlo fatto. Avete capito? Questo serve a tutti noi, piccoli e grandi, forse soprattutto i giovani che a volte non hanno consapevolezza delle loro potenzialità, e voi riuscite a fargliele capire, a sprigionarle e a fargli compiere dei gesti, delle azioni nel quotidiano che mai avrebbero pensato di poter compiere. Esatto, e questa disciplina in particolare, che si chiama Tai Chi Chuan, la perla della vera sintesi, ha qualcosa in più rispetto agli altri stili, nel senso che, come diciamo, l'ostrica ingloba un granello di sabbia che un'azione di disturba all'interno di sé, trasformandolo in una perla, che è qualcosa di prezioso, questo Tai Chi ingloba qualsiasi difficoltà, problematica, disagio, trasformandola per noi in qualcosa di preziosissimo. Capite perché la signora Giuseppina può essere così sorridente, ma non sorridente, serena. Vedete che proprio qui sono tutti sereni, perché voi riuscite a prendere quelli che prima erano una volta dei problemi, ora magari ce li avete lo stesso, ma li trasformate in cose positive, non ci badate più. Sì, è vero. Li trasformiamo i problemi in opportunità, come dice la nostra maestra. A volte la mattina, quando mi sveglio con un po' di tristezza addosso, che non sappiamo che cosa veramente sia, da che cosa sia adatto, allora lei ci dice: aprite la finestra, andate in giardino, guardate il sole e salutatelo, ringraziatelo, così, perché è qualcosa che abbiamo gratuitamente, come tutta la natura. E questo è bello. È bellissimo ringraziare il sole e tutta la natura, perché noi abbiamo tutto quello che ci serve per essere non felici e diverso, sereni. Insieme per un nuovo appuntamento con Telezin Radio. Allora, oggi si festeggia San Goffredo di Amiens. Il sole è sorto alle 6:41, tramonta alle 16:46. La luna leva alle 11:25 e cala alle 21:47. Luna crescente. Vi leggo due comunicati, cioè un comunicato, poi vi do una notizia. Il primo comunicato che vi leggo riguarda l'ASL. A seguito dei numerosi focolai di peste suina africana riscontrati durante il corso dell'anno nel territorio del comune di Nulvi e alla luce del recente nuovo caso di positività nel comune di Bonorva, sono state estese le aree da sottoporre a vincolo sanitario. Come definito dalla normativa regionale per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna, anche nelle zone sottoposte a vincolo per i focolai di suino domestico, così come per l'area infetta del Goceano a seguito del virus della peste suina africana nel selvatico, è vietato l'esercizio della caccia al cinghiale nelle aree di restrizione. Interessati 15 comuni attorno a Nulvi e 4 nell'areale di Bonorva. Tuttavia la caccia può essere autorizzata in deroga nel rispetto di quanto previsto dallo stesso decreto regionale. L'obiettivo di questa attività è quello di raccogliere informazioni utili a verificare la presenza o assenza della circolazione virale nel territorio. L'autorizzazione alla caccia in deroga è subordinata alla disponibilità all'interno delle aree di restrizione di un locale per lo stoccaggio delle carcasse in cui sia garantita la presenza di energia elettrica, acqua potabile, cella frigo, disinfettanti idonei e fossa per lo smaltimento dei visceri di carni. Da ogni cinghiale abbattuto, i veterinari incaricati dell'ASL di Sassari provvederanno al prelievo di un campione di sangue, milza e diaframma,
alla compilazione della scheda di segnalamento e alla consegna dei campioni all'Istituto Zooprofilattico di Sassari. Le carni dei cinghiali devono essere separate individualmente, identificate e stoccate in cella sino al ricevimento dell'esito favorevole delle analisi. Inoltre, i visceri e le carni non destinate al consumo devono essere trattate con modalità tese a scongiurare la diffusione dei virus pestosi. Nei prossimi giorni il Servizio Sanità Animale, in collaborazione con il Corpo Forestale, terrà apposite riunioni per informare i cacciatori sulle modalità per la richiesta delle autorizzazioni alla caccia in deroga. Le mappe dettagliate delle zone in vincolo dove è vietata la caccia e la modulistica per la richiesta dell'eventuale deroga sono disponibili sul sito dell'ASL di Sassari, www.aslsassari.it. Questo era il primo comunicato. La seconda notizia che vi devo dare è un appuntamento che si svolgerà domenica prossima, quindi il 10 novembre, presso la parrocchia di Santa Maria Bambina in collaborazione con l'oratorio Costia Russo. Ci saranno le pompieropoli e quindi subito dopo la messa i bambini e i genitori sono invitati a partecipare alla manifestazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Vi aspettiamo numerosi, così si legge nella locandina, ve la faccio vedere, forse non si vede niente. Quindi le pompieropoli domenica dopo la messa, quindi dalle 10.30, l'oratorio Costa Russo e la parrocchia di Santa Maria Bambina vi aspettano numerosi, quindi portate i vostri bambini. Noi ci fermiamo qui, per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati qua con noi, vi do l'appuntamento alla prossima, ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna. Arzachena. Durante la notte, i carabinieri della locale stazione, nel contesto di un'intensificazione dei servizi di prevenzione nei confronti dei reati contro il patrimonio, sono intervenuti presso un'abitazione in via Pola, dove alcuni cittadini avevano segnalato due giovani donne di etnia Rom che si erano introdotte all'interno dopo averne forzato una finestra. L'immediata azione dei militari ha permesso di bloccare le due giovani che si stavano allontanando dal luogo dopo aver razziato preziosi per un valore di circa 10.000 euro che sono stati restituiti al legittimo proprietario. Giunta in caserma, una delle due ha accusato un malore a causa del suo avanzato stato di gravidanza e per questo motivo è stata ricoverata presso l'ospedale di Olbia in regime di arresti ospedalieri, mentre la sua complice è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. E i carabinieri della stazione di Palau hanno tratto in arresto la notte scorsa per furto aggravato in concorso un 47enne allevatore pluripregiudicato di Arzachena, una 49enne casalinga di Santa Teresa di Gallura e un pensionato di Santa Teresa di Gallura. Gli stessi sono stati sorpresi all'interno del residence Stazzu Pulcheddu intenti ad asportare materiale vario da alcune abitazioni dopo averne forzato gli infissi. La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita ai legittimi proprietari. I tre sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza di Olbia e Palau a disposizione dell'autorità giudiziaria. Thank you.
Aurora Record, scuola di musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di chitarra, basso e batteria. Durata del corso 3 mesi, età minima 7 anni. Per informazioni 079 26 11 50 o 328 97 92 676. Il primo volume della raccolta Melodie Sassaresi, prodotto dalla casa discografica Aurora Record, è disponibile al costo di 10 euro presso i nostri studi, presso lo studio Universitade di Piazza Università 9, presso le pasticcerie Vanali in Piazza Santa Maria e via Ettore Mura a Lipunti. Informazioni e prenotazioni allo 079 26 11 50. Le nostre produzioni. Presso la nostra emittente e presso lo studio Universitade, in piazza Università 9, è possibile prenotare Mini Candelieri, edizione 2013, Medi Candelieri, edizione 2013, Madonna delle Grazie, edizione 2013, Madonna di Fatima Pellegrina, edizione 2013. Il Salotto di Tele G, conduce Maria Speranza Russo.
in onda sulla nostra emittente, oggi alle 20.45, domani a 12:30, domenica alle 16 e alle 23. Ospiti della puntata, Luana Farina, Rete delle Donne, e Rita Nonnis, Donne in Carrelas. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.